In questa nuova puntata di Donne di Fede, oggi parleremo di un tema che sta a cuore a tutti i veri credenti, soprattutto sta a cuore ai figli di Dio, a quelli che hanno un'identità ben precisa, quelli di figli di Dio che portano nella loro condotta i segni evidenti di un padre che si distingue dal genere umano, che ha una cultura totalmente diversa da quella che ci propone il mondo. Viviamo in un tempo dove la società cerca di omologarci, di renderci tutti uguali, di toglierci l'identità, uh, ci propongono dei modelli uh, da seguire. E non soltanto, uh, non soltanto quelli di fuori, quelli che non conoscono Dio, ci propongono dei modelli, ma fin anche negli ambienti religiosi ci sono delle persone che propongono dei modelli. Gesù è stato il più anticonformista della storia. È stato il modello perfetto, colui che è riuscito ad annunciare una verità limpida, pura, senza conformarsi né ai sistemi religiosi né ai sistemi culturali. Vediamo Gesù che è venuto veramente a distruggere quelle che erano le strutture mentali, le chiusure. E, e oggi noi vogliamo seguire le sue orme. Quindi la domanda di oggi è chi vuole essere anticonformista? Chi vuole dire di no al conformarsi a questo mondo? C'è una parola molto interessante che noi spesso usiamo nel nostro linguaggio che è addomesticare. Addomesticare significa adattarsi, lasciarsi introdurre in un ambiente che, che non è suo, lasciare che una persona si pieghi e si adatti ad un ambiente che non è il suo ambiente. Infatti noi usiamo la parola addomesticare per quando intendiamo... Uh, un ammaestramento che mh, diamo ai nostri animali domestici. Però in realtà l'animale domestico non esiste, siamo noi che la domestichiamo per farlo entrare in un ambiente che non è il loro habitat naturale. Ora, quando la parola di Dio ci dice attraverso il versetto di Romani 12,2: Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinomamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita, perfetta volontà intende dire non farti addomesticare dal mondo, non entrare nel sistema del mondo, non, non ti piegare a questo sistema. Quindi l'anticonformista che cosa dice? Io non mi farò no, addomesticare, non entrerò nel sistema, non mi, farò, non mi adatterò al sistema, ma annuncerò la verità, così come Cristo l'ha annunciata ai suoi tempi. E oggi più che mai il Signore sta cercando degli uomini e delle donne anticonformisti. E di questo argomento così interessante e particolare ce ne parlerà una cara amica pastore, Laura Incontro, e lei stessa ci racconterà prima un po' chi è e poi ci dirà come il suo cammino cristiano eh, e come è stata segnata dal cammino con Cristo proprio nel non adattarsi al sistema di questo mondo. Laura. Vediamo. Laura, benvenuta. Ciao. Ciao. Che grazie. piacere averti qui con noi, grazie per aver accettato questo invito. Uh, voglio, uh, ti lascio subito un po' di tempo per presentarti, raccontaci chi sei e poi dopo introdurremo la prima domanda. Prego Laura. Sì, io sono stata già con voi, però è passato un po' di tempo, quindi magari un piccolo promemoria anche per aiutare chi ci segue magari per la prima volta. Per me è una gioia poter condividere la fede, quello in cui credo, perché è un momento molto delicato e a livello proprio della, del vivere di ogni giorno ci rendiamo conto quanto sia importante e fondamentale avere le idee chiare. Io eh, sono pastore, svolgo la, la funzione di pastore all'interno di una chiesa che penso sia anche eh, abbastanza conosciuta, Missione Paradiso, perché ha anche un'impronta evangelistica ed è, è in tutte le sue forme, cerca di promuovere un Vangelo attuale e contemporaneo e portare anche notizie di attualità. Noi abbiamo anche una rubrica importante che è Missione Paradiso Live, che è tiene il passo con i tempi, ci informa degli ultimi eventi. E particolarmente in questo periodo mi sono sentita nuovamente toccata e spronata ad affrontare questo argomento che riguarda proprio l'anticonformismo, perché mi rendo conto che è un momento molto delicato che stiamo vivendo e anche la Chiesa sembra piuttosto spaventata, irrigidita, confusa. Eh, non dà eh, quel contributo, quell'opportunità che dovrebbe essere il suo compito, il ruolo per cui siamo stati chiamati dal nostro Gesù, che dovrebbe essere l'esempio per eccellenza. È noto, insomma, questo imbarazzo, questa difficoltà nel tenere fermi i principi eh, perché ma magari tante volte veniamo. Tacciati di bigottismo, di chiusura mentale, di visione ristretta, di quasi teste quadrate, ma a quanto pare eh, in un mondo come quello in cui stiamo vivendo, eh, alcuni elementi fondamentali sono vitali. E non possiamo farne a meno. E quindi mi sono tuffata un po' nel passato. Chissà che il Signore non mi abbia voluto, in qualche modo, già eh, mi aveva inquadrato. Perché ricordo un evento che mi ha particolarmente toccato eh, quando ancora ragazzina entrata nelle scuole superiori in un istituto d'arte e eh, mi ritrovai in un ambiente completamente particolare, pieno di. Persone eccentriche, particolari, eh, che tenevano insomma il loro aspetto esteriore, mh, dandosi insomma delle, delle nuove forme. Tanto che eh, alcune ragazzine entrate con me, eh, dopo una settimana, dieci giorni, io non le riconoscevo più. E ricordo con grande orgoglio che io rimasi la stessa Laura eh, che ero eh, appena entrata, perché proprio. Eh, vidi questa trasformazione e ho sentito subito il peso e, e la preoccupazione di una trasformazione che era soltanto per l'idea di potersi sentire accettati, integrati. Spesso, questo non è, eh, non è il tutto e non è la soluzione della nostra esistenza. Un conto è essere disposti al dialogo, allo stare insieme agli altri, ma essere trasformati, manipolati. E in qualche modo eh, strumentalizzati, che è proprio quello perché quando ero ragazzina si è passato qualche anno e eh, quindi è passato molto tempo. Eh, ma già allora i segni erano fortissimi, ma in questi ultimi tempi davvero è diventata un'emergenza e quindi mi sono addentrato nuovamente a riguardare. Quello che dice la teoria del conformismo. Per questo ho voluto approfondire questo argomento. Infatti, eh, in teoria il conformismo è un fenomeno eh, secondo il quale una persona si trasforma e si adegua, come dicevi per, bene tu prima, eh, agli, agli usi, ai costumi, alle opinioni, all'abbigliamento, al comportamento e eh, eh, si vuole adattare alla maggioranza, quasi come pensando di, di, di fare una scelta. Utile, necessaria, corretta, mentre l'anticonformismo, come sempre ci è stato proposto, dovrebbe essere ciò che ci differenzia dalla massa, però esprime in maniera del tutto naturale ed incondizionato, eh, il, esprime le, le proprie idee, il proprio pensiero, il proprio modo di essere. Però purtroppo vediamo che soprattutto i nostri giovani sono fortemente strumentalizzati e, e loro sono spinti invece ad uscire semplicemente fuori dagli schemi e, e non avere un'idea personale, ma essere strumentalizzati. E, e quindi eh, non, non è più uh, un impegno personale, è una valutazione, un'analisi, uno studio personale di quello che si vuole essere. E questo mi preoccupa tanto. Infatti eh, praticamente possiamo dire che l'anticonformismo è morto, non esiste più perché non c'è una contropposizione di un'idea, ma c'è soltanto una contropposizione, il voler essere contro a tutti i costi. Eh, e quindi questo evidenzia proprio qualcosa che, che è molto preoccupante eh, e manifesta anche il decadimento della perdita di identità e la decadenza totale della nostra società. Quindi non abbiamo più punti di riferimento. Eh, vediamo che eh, c'è la perdita dell'avere della, della, della ricerca, dell'appropriarsi di valori profondi. Infatti si vive nell'incertezza, nell'instabilità. Eh, si vede che ogni individuo sembra, come diciamo, un'onda del mare, ha un'opinione sempre diversa che cambia continuamente secondo il vento. Ma non c'è una, una conoscenza, non c'è una profondità nel pensiero. Tu stessa hai citato il verso storico, emblematico, che dovrebbe essere forse affisso nella parete più visibile della nostra casa, perché è un pericolo sempre incombente, che è quello proprio di conformarsi. Questo mondo, in maniera o subdola, o violenta, o estrema, cerca sempre di spingerci a non avere un'identità, ad essere confusi, ad essere disorientati, ad avere effettivamente, con buone ragioni, paura. Del presente e del futuro, perché io sfido chiunque in questo momento non abbia un'identità e uno scopo e un proposito nella vita, se può vivere le sue giornate con serenità. Quindi siamo praticamente avvolti da quello che è eh, l'andazzo generale e quindi anche eh, eventi come. Eh, queste, questi eventi bellici, questi due, diciamo, quelli che abbiamo in corso molto gravi, allora c'è la spinta a prendere posizione o piuttosto sull'aborto, piuttosto su visioni che vengono fortemente manipolate. Quindi, oggi credo sia il tempo per guardarsi dentro, per guardarsi bene allo specchio e decidere con tutto se stessi di somigliare a quell'esempio per eccellenza che è Gesù nel suo modo di essere anticonformista. Lui non disse tutto quello che è scritto buttatelo nell'immondizia e spazzatura. Lui dimostrò con la sua vita, con il suo modo di fare, il suo modo di essere, che tutti quegli spunti, quel, quei comandamenti, quelle regole che venivano eh, illustrate, che venivano portate dai sacerdoti nel Tempio, che venivano promosse giustamente, dovevano essere un mezzo, un mezzo idoneo. Per consolidare un'identità, una personalità, proprio inserendosi nella, nello spirito con un'armonia e una perfezione che avrebbe prodotto serenità, pace e tutto quello che serve a tutti noi per poter vivere ogni giorno la vita senza essere terrorizzati dal domani. E quindi Gesù effettivamente ha vinto, ha vinto su ogni fronte. E il nostro punto di riferimento per eccellenza è lui. Se contiamo e guardiamo lui, non c'è il rischio di perdere il timone, no? l'orientamento. E quindi abbiamo bisogno: assolutamente. Conformiste, Non ti, sen non ti senti? Eh, non ti Mi stavo senti? sentendo bene, dimmi. Ah. Adesso sì, perfetto. Adesso Ci vuole coraggio per fare delle scelte anticonformiste rispetto alla società. Hai citato l'esempio di Gesù. Ma sicuramente ci saranno tante persone che davanti a un appello, perché in realtà stiamo facendo un appello, stiamo sensibilizzando uh, i figli di Dio a posizionarsi in modo corretto e a mantenersi fermi nei sentimenti. C'è un verso bellissimo che dice è che fermo nei suoi sentimenti tu conservi la pace. E un anticonformista è quello che fermo nei suoi sentimenti, che non li baratta così facilmente, in base alla, alla corrente di pensiero più importante più influente del momento, no? Però ci vuole veramente coraggio e tante volte quando uh, noi decidiamo di rimanere fermi nei nostri sentimenti, possiamo passare o per bigotti, come dicevi tu inizialmente, o per ribelli, o per ignoranti. Cosa ti senti di dire, soprattutto a quelli che hanno iniziato da poco il cammino con Cristo e si trovano davanti a degli scelte conformiste? Come possono rinforzare il loro coraggio e anche avere uh, la determinazione di andare avanti dichiarando sempre la verità, che non sia conformata a questa società ovviamente. Allora, io credo che ogni essere umano abbia in sé un bisogno radicato fortissimo di stabilità e di punti fermi. Infatti la cosa straordinaria che si evince anche dalla parola di Dio, che è sempre perfetta in ogni occasione, è, è che lui stesso ha messo, dice, il pensiero dell'eternità dentro di noi. Quindi dentro di noi c'è questo grido, questo desiderio. Quindi chi intraprende già questo percorso di fede si accorge di quanto sia importante scegliere e quanto benessere porta l'essere decisi e fermi nella fede, perché questo ci renderà più stabili, più forti. È imbattibile veramente in ogni area della nostra vita, perché i principi del Vangelo non sono solo una teoria, una bella fiaba e una bella teoria fino a se stessa, ma questa in realtà è veramente un, uno, uno schema apparentemente, ma quando noi lo andiamo ad applicare, vediamo che questo ci consente di essere perfettamente in sintonia anche con l'ambiente in cui viviamo. Quindi riusciamo e possiamo essere in armonia, non dobbiamo essere spaventati. Ecco perché il mio appello vuole essere quello anche di non avere timore, di avere queste idee e quelle idee chiare, perché questo ci consolida e vale per ogni essere umano anche se non ha una fede particolare. Quindi questo non ci deve fare sentire eh, eh, disabili, handicappati, privati della libertà, impacciati, perché in realtà tutto questo invece ci renderà degli individui forti e stabili. Credere in Gesù non è eh, l'ultima spiaggia, perché credo che molti purtroppo, eh, non, avendo, eh, non avendo risposte, non avendo opportunità di riflessione, non avendo forse accanto figli di Dio solidi che sanno dire le cose come stanno, eh, scelgono di conformarsi perché gli sembra l'ultima opportunità, l'ultima cosa che possono fare per avere un po' di pace. Ma noi sappiamo che non è così, perché noi abbiamo un'identità e un proposito in Lui. E infatti Gesù stesso eh, lascia scrivere eh, attraverso Geremia che Dio dice io so i pensieri che medito per voi. Pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. E questo è un brano che, seppure scritto in Geremia, vale ed è contemporaneo sempre. Noi abbiamo bisogno di questa pace, abbiamo bisogno di questa serenità. Quindi, anche la lettera, per esempio, del, in Filippesi, al capitolo 4, ci dice che la pace di Dio che supera ogni intelligenza, custodirà i nostri cuori e i nostri pensieri in Gesù Cristo, perché noi non siamo esenti da provare, avere preoccupazione, essere scossi da queste notizie tragiche di cui, da, di cui siamo circondati. Quindi noi abbiamo bisogno assolutamente di credere che perseverare nel credere in Lui e in quei principi ci darà non solo solidità e stabilità e pace, ma anche la forza di essere un esempio. E di essere una guida per tutti quelli che in questo momento sono disorientati e spaventati e quindi questo ci darà l'opportunità di essere trasformati il vangelo e la parola di dio e tutto quello che è stata l'opera di dio anche pratica manifesta attraverso il suo cammino di fede ci darà l'opportunità di vedere una vita compiuta pratica quindi lui ha preparato ogni cosa e il pensiero che ha preparato ogni cosa ci deve dare pace nei momenti di crisi, nei momenti di preoccupazioni. Perché quando lui dice nella lettera a Giacomo, dice ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto, discendono dal padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Questo cosa ci consente? Che... Tenendo a bada, mettendo uh, sotto controllo quando dice deposta ogni impurità e ogni residuo di malizia, ricevete la parola che è stata piantata in voi affinché non solo salva le anime vostre, ma vi darà anche la capacità di vivere ogni giorno, un giorno alla volta, senza essere travolti da un pensiero comune, da un pensiero globale che sta trascinando via soprattutto i nostri figli, i nostri giovani, che sono quelli più fragili e più esposti, anche se gli adulti, voglio dire, non sono da meno. Quindi lui ci darà poi anche delle istruzioni pratiche, ci darà eh, un indirizzo del quando, no? e ci darà quell'intelligenza, quella saggezza eh, di intervenire al momento opportuno, di essere persone affidabili, persone concrete anche all'interno delle nostre famiglie, un esempio concreto. Quindi attraverso la nostra testimonianza, che può essere in famiglia, eh, nel lavoro, eh, tra le persone che noi conosciamo e frequentiamo, lui ci darà anche eh, la, quella, quella porzione di fede, quell'intensità, quella passione che ci metterà nelle condizioni di essere adatti al momento in cui stiamo vivendo. Quindi il suo Spirito Santo è poi il timone. No? Noi possiamo essere illusi di essere dei credenti, di essere delle brave persone. Ma se non ci agganciamo fortemente al nostro Dio, se non facciamo un patto con Lui, lo Spirito Santo è qualcosa di teorico, di lontano da noi, qualcosa che ci può influenzare ma non è dentro di noi e non può darci quella pace di cui abbiamo assolutamente bisogno. E quando lo Spirito Santo è in noi, allora vedremo la differenza, vedremo che noi saremo uno strumento potente nelle sue mani. E potremmo essere autorevoli, potremmo essere eh, un esempio che può, può dare risposte, può dare pace e soluzione a tutti quelli che sono intorno a noi. Quindi lui ci darà anche l'intensità, ci darà eh, la forza, ci darà la saggezza. E ovvio noi ci dobbiamo predisporre per dare il meglio, no? per poter essere uno strumento accordato. Come, come lui dice, no? spesso nella parola di Dio alcune cose sembrano scontate, ma quando le rileggiamo con, man mano che maturiamo in questo cammino, ci rendiamo conto che ogni parola della scrittura è pesata, è, è ponderata ed è perfetta per ogni circostanza e ci viene in soccorso tutte le volte che siamo in grande difficoltà, come attraverso i tempi che stiamo vivendo, perché obiettivamente il tempo che stiamo vivendo è davvero complicato e quindi abbiamo bisogno di questo aiuto e di questo sostegno quindi il segreto è rimanere nella propria identità come figli di dio senza nemmeno sforzarci in, un, in una società che ci propone anche sempre come modello delle persone che soffrono di ansia di prestazione no noi abbiamo forse ce lo portiamo anche noi un po' questa inclinazione no e invece il signore ci Rassicura, come dicevi tu, e ci mette in bocca le parole giuste anche per affrontare le difficoltà. La sicurezza che noi siamo nella verità ci fa stare e ci fa dimorare tranquilli. Mentre parlavi Laura, pensavo alla testimonianza di, un, di una persona che raccontava un po' di tempo fa che trovandosi in un contesto lavorativo alquanto uh, diciamo difficile, perché era un poco uh, mh, additato come um, un religioso chiuso, dalla mentalità chiusa, a un certo punto raccontava questo amico che si è trovato poi che tutti gli amici che lo prendevano in giro uh, nelle difficoltà andavano da lui per chiedere preghiera, per chiedere sostegno, per chiedere supporto. E, e questo è il riscatto che anche il Signore ci preserva, tutti i figli che restano fermi nella loro identità. Quindi è meraviglioso pensare che nel momento in cui noi siamo quel sale che si va a mischiare, no? Che che entra in stretta relazione e che non si apparta, diciamo sale e luce della terra, ecco che produciamo l'effetto anche con la nostra presenza. Quindi resistere anche davanti alle difficoltà, davanti agli insulti, fa di noi eh, degli strumenti preziosi per fare la differenza. Ma hai parlato di punti di riferimento prima, Laura, e questo argomento è un argomento molto importante. Um, ovviamente per essere anticonformisti abbiamo bisogno anche di avere di... Degli esempi. Come possiamo noi essere oggi d'esempio per la nuova generazione, eh, la quale sei sempre aditata come la generazione che più si sta conformando a questo mondo? Non comprendendo proprio appieno la profondità di, questo, di questa parola che ci viene eh, da parte dello Spirito Santo di non conformarsi, a volte attribuendola semplicemente una cultura o a un, a un tipo di look di abbigliamento, ma vorrei che tu ci parlassi proprio dell'importanza dei punti di riferimento, degli esempi che fanno vedere alla nuova generazione come non bisogna conformarsi, che non c'entra nulla con il look che cambia in base ai tempi, quindi vorrei proprio che scendessimo più in profondità. Prego Laura. Sì, eh, mi, mi dai l'opportunità di parlare eh, di fatti, eh, citando per esempio tutte le attività che noi svolgiamo eh, con i giovani, attraverso i giovani e per i giovani. Eh, cosa vuol dire? Noi come eh, figli di Dio equilibrati, sensati... Eh, dobbiamo immaginare che eh, il nostro modo di vivere il nostro modo di portare la verità la parola di Dio e di Vangelo deve essere qualcosa di concreto eh, di palpabile di genuino e per essere genuini così diciamo mh, credibili noi non possiamo e non dobbiamo entrare a gamba tesa nella vita di nessuno disprezzando giudicando e creando comunque già una separazione, una rigidità che non serve a nessuno. Noi stiamo eh, imparando ogni giorno, anche attraverso i nostri giovani e quelli che si aggiungono a noi, a, ehm, a saperli come eh, stare eh, entrando eh, in sintonia con loro eh, dal punto in cui sono partiti. La loro condizione non è è solo da giudicare da bloccare e da combattere ma è qualcosa che deve trovare un incontro un incontro dove poi si possono trovare le coordinate per avere qualcosa che rimane come punto solido che poi sviluppa di fatto una serenità e una pace perché quello che poi abbiamo sotto gli occhi cos'è se tutti questi modelli se tutte queste soluzioni se tutti questi eh, modi di pensare, di agire che vediamo a, al giorno d'oggi fossero delle indicazioni corrette, per quale motivo noi oggi abbiamo una società devastata, eh, sottosopra? Eh, dove ci sono un incremento di eh, suicidi, di omicidi, di inquietudini, di malattie eh, emotive, quindi depressione, eh, tutti spiriti che ovviamente coinvolgono le emozioni e, e l'identità delle persone, perché tutto quello che viene propinato senza uno scopo nobile come quello che Gesù ha avuto per primo per noi, perché tutto il suo eh, pacchetto di salvezza che Lui ha dato all'umanità. È tutto completo ed è fatto per darci quella pace che noi abbiamo perso quando siamo usciti da quell'armonia che era in quel giardino. Poi lo vogliamo immaginare un giardino così come viene descritto e molto simile a questo certamente sarà stato, ma era un ambiente protetto, un ambiente sano, equilibrato, dove eh, la vita scorreva in armonia e in sintonia con il creatore. Quindi Dio si è sforzato per tornare a, a riaccreditarci e a darci quella pace perduta. Si è sforzato di creare un piano B e ce lo ha offerto, già confezionato e pronto. Quindi, quello che io eh, mi sforzo di dire e di eh, promuovere è quello di poter raggiungere i nostri giovani, dandogli la forza e il coraggio di provare questa alternativa. Nessuno dei giovani che davvero ha um, il desiderio di trovare pace, perché poi sapete, eh, come tu ben sai, ci sono personalità e individui che di fatto pace sembra che la cercano ma non la vogliono. E anche lì, nella profonda libertà, ognuno di noi può decidere se scegliere eh, Cristo nella propria vita e quindi un cammino stabile e duraturo e costante oppure fare un'esperienza così e poi andarsene per la propria strada. È successo anche... Eh, a Paolo quando è stato seguito da, da diversi discepoli che poi lo hanno anche lasciato, non tutti hanno finito il cammino, hanno perseverato con lui fianco a fianco nella propagazione del Mangelo, in, in tutto quello che lui è stato per loro. Quindi anche oggi potrebbe accadere, ma in linea generale noi possiamo offrire un'alternativa che dà i suoi frutti eterni, che dà una pace oggi e un'eternità domani, di cui abbiamo assolutamente bisogno. Quindi la risposta sarà l'esperienza. Fate questa esperienza, muovetevi in questa direzione, datevi questa opportunità. Quindi eh, l'anticonformismo di Gesù non solo ci dà l'identità e il carattere, ma produce la forza e ci dà il coraggio e ci spinge a non avere paura. Se ci considerano diversi dalla massa, a non avere paura se forse non sembriamo così integrati, così amalgamati all'ambiente. Forse rischeremmo magari di avere paura eh, di poter dire che siamo cristiani quindi già, ah no, vabbè, ma tu chissà come sei combinato, hai le idee eh, tutte tue. e due. Non avere quindi paura eh, invece di avere tutte le risposte, perché paradossalmente, come dicevi tu anche poco fa, Possiamo essere considerati anche presuntuosi e arroganti perché abbiamo pace. Di, ah, non può essere. Cioè, anche dire di avere serenità nonostante la tempesta che infuria intorno a noi sembra presunzione. Ma noi lo diciamo perché lo sperimentiamo. Quindi, non è presunzione, non è farina del nostro sacco. Ma è qualcosa che noi abbiamo ricevuto e che è a disposizione di tutti. Non ne abbiamo l'esclusiva. Quindi, il nostro gridare, il nostro continuare a non stancarci. Di promuovere quello che è il Vangelo come non qualcosa di chiuso, schematico. Eh, bigotto, ermetico. Ma qualcosa che produce vita, che produce pace, che produce serenità, saper vivere. Tutto questo fa parte del pacchetto. Quindi, se qualcuno vi ha eh, promulgato un messaggio diverso, se qualcuno vi ha parlato di Gesù in modo diverso, se pensate che la religione, e forse sì, la religione per come l'abbiamo avuta insegnata, è qualcosa di asfissiante fino a se stesso, ma. Quello che Gesù ha portato è un Vangelo vivo, un Vangelo dinamico. Noi abbiamo giovani, abbiamo adulti che hanno ritrovato se stessi, che amano eh, ogni giorno che vivono, che sono pronti a servire, che non si stancano e che veramente fanno un lavoro straordinario lì dove si trovano. Quindi se sono nell'ambito familiare, nell'ambito lavorativo, più aggiungendo tutti i progetti che noi stiamo facendo per benedire eh, la vita dei giovani che sono già con noi. E di tutti quelli che si stanno aggiungendo. Quindi noi ci stiamo muovendo tantissimo anche nel sociale proprio per eh, riuscire a eh, salvare, a mettere nelle condizioni di avere una vita serena molte persone, che siano famiglie, che siano giovani, per trovare finalmente quella pace di cui hanno bisogno e che noi stiamo sperimentando. Quella stessa pace che noi cercavamo con tutte le nostre forze, che oggi ci dà la ragione di vivere e di resistere. Nonostante abbiamo le idee chiare, sappiamo che il nostro contributo è fondamentale in un tempo come questo. Quindi è fondamentale continuare a perseverare in questa linea. Una domanda Laura, come fanno i cristiani oggi ad offrire un'alternativa di soluzione che non, che non sia percepita come guerra? Tu dici in generale, tu in generale, cioè in generale, sì. nelle tematiche? Le tematiche in allora, generale, noi, sì. Allora, noi... sì. Allora, io credo che, come accennavo prima, cioè, è necessario che noi non ci poniamo eh, con rigidità, eh, come eh, dei giudici, eh, manifestando eh, un muro di fronte ad alcuni argomenti delicati. Per esempio, in questo tempo... Eh, anche prendere e fare dei commenti su, sulle situazioni di, queste, eh, di questi eventi bellici in corso può diventare motivo di dibattito e di litigio, no? perché nell'andazzo comune eh, molti non si informano, non conoscono la storia, tutto viene massificato e quindi i buoni e i cattivi si stabiliscono a monte e tutti appresso. Un altro argomento molto delicato che sarà eh, approfondito proprio ne, nelle prossime settimane è per esempio la questione de, dell'aborto. Eh, io sento mh, frasi del tipo eh, la donna è padrona del suo corpo, eh, ognuno è libero di fare o di non fare, cioè alcune frasi buttate lì. Un po' fanno stare male, no? Perché se uno è davvero padrone del proprio corpo e dice di avere rispetto della vita, forse dovrebbe farsi qualche domanda in più. Quindi nella libertà di usare del proprio corpo eh, credo che sia importante eh, valutare che un essere umano, un bambino, eh, non sceglie di nascere, non sceglie di essere generato e quindi non ha una volontà propria. Quindi se la donna è libera di gestire il proprio corpo dovrebbe fare più attenzione a non mettere in mezzo nessun altro. Quindi fatte eccezioni per tutte quelle situazioni particolari che poi vanno affrontate caso per caso. Quindi quando noi ci accingiamo a parlare di argomenti così delicati è bene che si vada in profondità non si vada per frasi fatte, per luoghi comuni, per slogan, perché io credo che molte di queste donne, per esempio, degli ultimi tempi, anche molto giovani, in realtà non sanno manco per cosa stanno manifestando esattamente. Credo che siano trascinate da un andazzo sciocco e superficiale di una visione che probabilmente non, non appartiene neanche a loro, perché se andassero un pochino in profondità forse... Forse si scoprirebbero contro. Quindi io credo che ci vuole questa sensibilità. Io poco fa parlavo proprio di questo: che Dio, lo Spirito Santo, ci dà anche la sensibilità di accostarci alle persone eh, nella maniera giusta. E la maniera giusta, ripeto, non è un muro di giudizio, non è un'estrema in, un intransigenza e disprezzo verso ciò che una persona ha fatto o sta per fare. O promuove, ma è un dialogo. Prima di tutto, un dialogo e l'opportunità di riflettere insieme quali sono le soluzioni migliori. Perché poi ripeto: se la soluzione è peggiore della cura, io non lo so fino a che punto ha senso promuovere alcune visioni. Se poi queste persone stanno male con se stesse, qualcuno arriva all'estremo gesto, qualcun altro eh, rimane segnato per tutta la vita. Quindi. Io credo che sia importante affiancarsi a, ad ogni problematica con questa sensibilità, con questa grande apertura, ma avendo sempre le idee chiare. Cioè noi dobbiamo portare le persone con saggezza a riflettere su quello che sono e su quello che vogliono essere. Noi abbiamo l'opportunità di sapere quello che eravamo, quello che siamo e quello che vogliamo diventare. Quindi noi siamo questo strumento, questo mezzo che può offrire una vita concreta già in parte vissuta. Quindi noi siamo una testimonianza fondamentale per accreditare un Vangelo vivo. Quindi senza di noi che raccontiamo la nostra storia reale, probabilmente perderemmo di efficacia e di credibilità. Quindi non possiamo promuovere cose che non crediamo fino in fondo o di cui non abbiamo assolutamente l'idea. No? Quindi dobbiamo essere credibili anche per una, una reale vita vissuta. Eh, quindi c'è la possibilità di non entrare in guerra, però tutte le occasioni che si, si presentano dobbiamo avere quella saggezza e quella capacità di entrare in sintonia con il nostro interlocutore per offrire un'alternativa che è sicuramente vincente. Sai Laura, mi ha colpito molto prima quando parlavi di chi protesta senza sapere nemmeno che cosa sta facendo. Gesù che, si, che dichiara di se stesso io sono la luce, io sono la via, la verità e la vita, no? È un Gesù che parla di verità. Qualcuno ha messo in dubbio quello che diceva Gesù e voleva magari metterlo in difficoltà dicendo che cos'è la verità. La verità che noi annunciamo è quella assoluta in mezzo a tante verità che portano in realtà confusione. Quindi un compito che ha un cristiano... E vorrei appunto accendere dei riflettori su questo argomento e poi portare luce dove c'è confusione, perché non è detto che tutti quelli che stanno sbagliando lo stanno facendo volontariamente. Mi ha colpito tantissimo quello che dicevi Laura, perché... In realtà ci sono molti che sbagliano e sono smarriti perché sono confusi dalle tante verità e noi siamo quelli chiamati ad annunciare l'unica verità che è al di sopra di tutte le verità. Perché ognuno qui su questa terra annuncia la propria verità, ci sono tantissime religioni, tantissime scuole di pensiero e noi siamo gli unici ambasciatori dell'unica grande verità. E quindi Laura, ti lascio un po' di tempo per sensibilizzare chi sta seguendo questa diretta ad alzarsi e a sentirsi chiamata in causa proprio in prima persona, senza delegare. Ne abbiamo l'abitudine, spesso l'abitudine di delegare questo compito ad altri, pensando che sia un compito magari dei pastori, dei ministri. Invece ognuno di noi nel suo piccolo è chiamato ad annunciare la verità che si deve levare sopra tutte le altre false verità. Prego Laura. Sì, eh, va di moda e spero che ne, mentre va di moda sia la realtà eh, è il termine che ci sono tanti pulpiti anticonvenzionali, no? eh, eh, cioè non convenzionali, che possono dare l'opportunità di manifestare quello che siamo e, e quindi essere un esempio e una forza per tutti quelli che che stanno aspettando una risposta. Quindi io volevo ancora di più rimarcare il fatto che Gesù per primo non, non ha lasciato una teoria, non ha lasciato che noi potessimo interpretare la sua parola che poi è chiarissima e quindi poi magari fare delle cose e avere per certi versi o la scusa o il dubbio che stavamo facendo bene. Gesù è venuto per mostrarci praticamente come si vive realmente. I principi, eh, la realtà del Vangelo, i suoi insegnamenti c'erano stati già tramandati dai padri della storia della fede. Ma lui ha inciso fortemente proprio perché ha applicato quei principi e, e ha fatto in modo che noi potessimo a nostra volta rispecchiarci in maniera eh, coerente in quei valori, incarnandoli pienamente come lui, insieme a lui. Quindi noi dobbiamo essere orgogliosi. Di essere stati scelti, di essere stati messi a parte per avere questo compito, perché lui ha detto io vi lascio un compito, io vi do un compito, vi lascio le risorse, le capacità, gli strumenti per imitarmi e mettere in pratica quello che avete visto fare a me. Quindi, non solo noi avremo le risorse, l'abilità, l'intelligenza e la saggezza per fare le cose, ma lui ci darà anche il coraggio e l'intraprendenza. Gli strumenti necessari e la sensibilità di essere adeguati a quei tempi, quindi noi dobbiamo assolutamente fare la differenza, perché eh, infatti c'è anche un altro aspetto come lui scriveva Paolo a Timoteo dicendo al capitolo 1 della seconda lettera, dice Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore, di autocontrollo e quindi non dobbiamo avere vergogna di testimoniarlo. Quindi ci sono tanti aspetti della nostra natura umana. Che potrebbero impedirci, ma per esempio anche questa forma di timidezza, di imbarazzo, di sembrare eh, fuori dal coro. Ma spesso questo ci dà la possibilità di dare una risposta, cioè, noi non possiamo permetterci di tenere tutta per noi questa salvezza e questa pace anche durante l'esistenza come se fosse un regalo esclusivo. Noi abbiamo una grande responsabilità, e un domani, tristemente, credo che dobbiamo, ed è anche scritto, daremo conto. Di quel bene che non abbiamo fatto, quindi, eh, questa, eh, questa posizione è fondamentale. Io voglio esortare tutti quelli che sono eh, con ruoli e compiti di responsabilità come i pastori, che certamente sono lo stimolo principale, la spinta, l'esempio per tutti i fedeli che li seguono, che sono diciamo in qualche modo curati eh, e guidati da loro. Ma ogni singolo figlio di Dio ha una grande responsabilità nel contesto in cui si trova e quindi deve assolutamente, con passione, con fervore, con intenso eh, impegno, eh, promuovere il Vangelo come qualcosa di fresco, di semplice, di attuale, di genuino, quello che purtroppo viene spesso e troppo spesso messo in ombra perché non c'è un, un contraddittorio. Cioè, spesso anche nelle, nelle mh, trasmissioni te televisive eh, ci sono dei personaggi che magari vengono chiamati e eh, consultati e, e a, per dare delle risposte e hanno delle risposte che sono così, così all'acqua di rose, così insignificanti, che non creano una reale opportunità di diffusione. Noi dobbiamo smuovere, scuotere. Questo mondo dando delle risposte concrete con la nostra testimonianza, e con essere decisi e non dando dei palliativi, è come quando noi vogliamo curare con il paracetamolo o con chissà so, quale altro farmaco antipiretico eh, qualsiasi forma di infiammazione, di, di malessere, quando c'è una diagnosi precisa. La diagnosi, il male di questo mondo è che stiamo andando davvero verso la fine e che molte di queste persone rischiano di restare senza una vita alternativa che è la vita eterna, che è offerta a tutte le creature della Terra. Dio ha promesso che le raggiungerà tutte, ma ahimè, le raggiungerà tutte col nostro aiuto o dovrà fare parlare le pietre? Noi non siamo delle pietre, noi spesso usiamo la bocca a sproposito e per cose inutili. Che sia il tempo in cui il nostro parlare, e il nostro promuovere e il nostro indirizzare le coscienze sia in linea con il Vangelo, che può essere eh, la risposta e il contraddittorio di fronte a una società che promuove principi, soluzioni, ideali e modelli che sono davvero sconfortanti, deludenti, svilenti, anche de, dell'essere umano più, più semplice, perché veramente siamo di fronte a, a delle cose aberranti. Quindi io voglio esortare, voglio pregare, continuiamo a farlo anche con i nostri gruppi di intercessione affinché tutti possano essere sensibili, non solo quelli che fanno parte della, della Chiesa più ristretta a cui apparteniamo, ma tutti possano sentire questo richiamo, questa grande responsabilità che abbiamo nel manifestare un Vangelo vivo. Quindi Gesù, l'anticonformismo di Gesù abbracciamolo con tutte le nostre forze. Finalmente possiamo dirci anticonformisti e fare la differenza, perché questo ci dà l'opportunità di essere solidi, stabili, sereni e di essere a nostra volta guida autorevole affinché altri come noi possano avere pace, prendere le loro decisioni, fare le loro scelte in ogni circostanza della vita con serenità, con armonia, in pace con tutti, eh, senza dover appunto guerreggiare eh, in maniera sconsiderata e scomposta, ma dando davvero, promuovendo una eh, risposta che è risultato, che non è un'emozione del momento, non è sposare una causa per esprimere tutta la propria violenza eh, e le proprie frustrazioni. Noi non abbiamo bisogno di sfogare le nostre frustrazioni. Noi sappiamo... Eh, a chi apparteniamo, da dove veniamo e dove stiamo andando? Noi abbiamo l'occhio lo, puntato, lo sguardo puntato verso l'eternità e questo è il bene più grande che abbiamo, perché questo mondo, così com'è, non, eh, non ha lunga durata, non ha speranza, quindi non può essere promuovere il cambiamento climatico piuttosto il male di questo tempo e, e dare la libertà di scegliere se essere uomo se essere donna non sono queste le cose importanti la cosa importante è che noi siamo proiettati verso l'eternità e che ci crediamo no questo mondo finirà e quando finirà non ci sarà più tempo per riflettere sarà la fine e non avremo una seconda opportunità quindi è compito nostro dare questi input e queste risposte. Ci hai risposto hai risposto a tutte le domande, però io vorrei chiudere con un'ultima e poi vorrei parlare, ti vorrei anche chiedere della conferenza del 30 novembre. Mentre sì. parlavi, anche hai citato i ministri, hai citato i servi di Dio, mi veniva in mente Daniele. Daniele che è stato un grande profeta, conosciuto per la sua fede incrollabile, ma che a un certo punto si è trovato... Uh, a, a, a servire il grande Nabucodonosor, quindi era, era un politico nella corte di Babilonia. Allora la, la mia domanda è questa, può un cristiano a un certo punto essere un anticonformista proprio inserito anche nel mondo politico mantenendo la sua fedeltà uh, a Dio, um, un, un uomo e una donna che siano d'esempio, che siano... Uh, che, che, onorino il, che onorino il Signore anche in questo campo. Vorrei che tu ci dicessi cosa ne pensi di un uomo e di una donna che possano fare la differenza anche nel mondo politico. Prego. Allora, io credo che niente sia impossibile a un figlio di Dio. La differenza sta nel tempo e tutti i compromessi che si sono fatti. Quindi allo stato attuale non lo so se un singolo donna o uomo che sia possa fare la differenza perché non so neanche quanto tempo lo farebbero resistere al posto che ricopre cosa voglio dire e, i pozzi sono davvero molto inquinati e forse chi aveva avuto ha avuto e forse sta avendo la possibilità in questo momento di fare la differenza e, e dovrebbe misurarsi con quelle tolleranze che possono essere eh, propedeutiche per un avanzamento: cosa voglio dire? Se io per amore di rimanere dove sono penso di dover dire sempre sì in ogni circostanza e per tutte le cose, non credo proprio che, che quello che io sto facendo e il posto che sto ricoprendo sia produttivo. Quindi, forse c'è bisogno di una squadra, di un gruppo, di una larga fascia di persone. Che dovrebbe insidiarsi ed inserirsi nel mondo politico. Perché il singolo, secondo me, allo stato attuale, può fare poca cosa. Ma una squadra che lavora a più, su più fronti, e in sinergia, che può fare scelte, decisioni che incidono poi nelle decisioni collettive, allora sì. Quindi, io mi auguro che chi è eh, nelle condizioni migliori per poterlo fare in questo momento, con tutta la buona fede e la volontà di fare la differenza, possa avere questo coraggio di eh, fare la differenza fino in fondo, quindi rischiando anche di essere buttato fuori, cosa molto probabile, o, eh, oppure magari pregare insieme alla Chiesa, pregare insieme a tutti quelli che credono che si può ap aprire un varco, perché chissà. Magari il Signore attraverso la fede di uno solo, come spesso ha fatto, può stravolgere le coscienze di tutti. Io credo anche in questo, però il singolo ha una grande, grandissima, immensa responsabilità. Dove si trova quello che fa? Dietro le quinte, nella sua stanzetta, al buio, tra le carte, tra i momenti in cui deve prendere delle decisioni importanti. I compromessi, fra virgolette, sono sempre... Al limite, e quindi bisogna avere la saggezza di sapere comprendere quali sono quelli che vanno e che, che non fanno male e che non portano a una deviazione del percorso. Quindi, lì mi rimetto alla saggezza del singolo se ha questa possibilità, se crede nel suo mandato e in quello che professa. Al di là di avere preso magari molti più voti di un altro perché la chiesa o magari l'ambiente, la, la città l'ha sostenuto. Che porti fino in fondo quei valori costi quel che costi. Bene. Ora io ti vorrei chiedere perché il nostro tempo è quasi terminato, so che il 30 novembre Missione Paradiso ha organizzato una conferenza, ma il tema di oggi è attinente con la conferenza, ci puoi parlare di cosa? Sia, quale sarà l'argomento principale? Sì, eh, io credo che ci sia una certa attinenza, perché come dicevo prima, alcuni argomenti sono tabù. Eh, e noi li vogliamo affrontare con intelligenza con persone che conoscono l'argomento, che lo vivono, che sono donne e quindi a 360 gradi hanno anche studiato alcuni aspetti specifici che sono sia nella psiche eh, della donna, sia nelle emozioni sia proprio nel suo corpo. Quindi avremo delle ospiti eh, importanti, avremo una ginecologa, avremo una psicologa, avremo eh, una esponente di rilievo della, di provita eh, che è Maria Rachele eh, Ruiu, eh, che eh, ci parlerà della vita. Infatti, l'argomento di questa conferenza è proprio la vita è meravigliosa. Noi vorremmo abbracciare il senso della vita anche attraverso eh, eh, il miracolo della maternità, cercando di eh, raggiungere quelle donne che davvero vogliono scegliere un determinato percorso che sono state indotte a sceglierlo, che si sentono senza via di scampo e devono sceglierlo per forza. Vorremmo intercettare tutti i bisogni di quelle donne che vogliono essere donne. Io credo che c'è una eh, considerevole fetta di donne che hanno la gioia L'onore, il privilegio lo sentono tutto il vantaggio: tutto quello che noi potremmo dire eh, la, la, quella consapevolezza e, e quella eh, capacità di accettarsi e di essere felici di essere donne a 360 gradi. Quindi, anche con la grande responsabilità della maternità, del come gestire la maternità, del come vivere, anche l'essere sole, eh, o essere moglie, o essere madri. Quindi. Che sia uno che abbraccerà diversi aspetti, ma noi prima di tutto vogliamo promuovere la vita sopra ogni cosa perché è il bene più grande che abbiamo ricevuto è il bene più grande che conserviamo e che abbiamo anche nelle nostre mani con le nostre decisioni. Quindi vorremmo affrontare questo argomento senza timore di offendere nessuno, di provocare nessuno, di additare nessuno, di giudicare nessuno, ma portare argomenti chiari semplici, concreti, fatti e non chiacchiere e non idee e non mentalità distorte che promuovono principi che non stanno in piedi. Quindi poi c'è qualcuno che le vuole promuovere, si assumerà tutta la, la responsabilità anche delle persone che ha trascinato, perché credo che è una grande responsabilità promuovere principi che portano alla morte e a scelte estreme in ogni ambito, non solo nell'ambito della maternità, ma quando noi ci assumiamo delle responsabilità, magari oggi non vediamo i frutti, non vediamo gli effetti collaterali, eh, però ci sarà per quello, si dovrà dare conto anche di questo. Quindi è una grande responsabilità prendersi questa libertà di promuovere principi e trascinare appresso ideali che non hanno alcun fondamento e non hanno alcuna ragione di essere promossi perché non hanno nessuna, nessuna sostanza di nobiltà. Ma piuttosto strumentalizzazione e devastazione dei principi che invece sono la fonte di vita per ogni essere umano. Noi abbiamo bisogno di stare in armonia, di stare sereni e quindi non abbiamo bisogno di sposare queste mentalità in maniera fino a se stessa. Quindi la, la conferenza sarà tutto il giorno, saremo tutte donne, chissà ci sarà qualche infiltrato uomo, noi sempre lo accogliamo con piacere, eh, condivideremo il pranzo, ci sarà un momento di dibattito, il pomeriggio soprattutto con gli ospiti si potranno fare delle domande in diretta, quindi se qualcuno vorrà fare delle domande specifiche ai vari professionisti ci sarà anche questa opportunità, quindi sarà veramente un momento straordinario per stare insieme. Bellissimo, quindi non mancate a questo a quest appuntamento, perché sicuramente il Signore ha preparato uh, qualcosa di importante anche che porti chiarezza nella confusione che tante volte ci porta allo smarrimento. Ora insieme vogliamo vedere lo spot della conferenza, prego. Sì. Bene, Quindi non mancate il 30 novembre uh, Missione Paradiso lascia a te la parola per fare un ultimo appello e i saluti. Laura uh, invita chi ci sta seguendo sì. e anche sì. come possono. Non so se c'è bisogno di registrarsi. Di, uh, prego, sì. Laura. Sì, 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 sì. noi sì. abbiamo attivato ovviamente un canale. Eh, oltre che sui social abbiamo messo tutte le informazioni, abbiamo un numero attivo per le prenotazioni, sia in presenza che online, perché ci piace anche poter eh, quantificare eh, la risposta e la partecipazione delle donne, perché ci aiuta anche a vedere eh, nel tempo l'interesse e il coinvolgimento. Quindi noi abbiamo attivato tutti i canali, tutti i mezzi per prenotarsi, per prenotarsi anche eh, tutte le attività della giornata. Giornata, essere con noi in presenza certo noi lo preferiamo assolutamente abbiamo spazio per tutti quindi eh, voi, noi vi aspettiamo in presenza però per chi non potrà ovviamente ci saranno eh, le finestre sui social eh, su youtube su facebook per essere in, in diretta con noi quindi non, non mancate mi raccomando eh, vi aspettiamo vi aspettiamo con gioia eh, per passare queste ore speciali tutte insieme Bene, per chi invece non, non riesce a contattare Missione Paradiso perché magari oggi sta, li sta conoscendo, potete anche scrivere a noi, saremmo felici di fare da ponte e quindi mettervi in contatto con loro per capire come raggiungerli e come iscriversi. Dio prepara per noi tante opportunità, quindi noi non ce le vogliamo perdere perché il Signore muove cuori anche di chi organizza e credetemi, organizzare una conferenza ci vuole veramente... Tanto tempo e tanta dedizione. Quindi, che il Signore possa benedire chi organizza e anche chi partecipa. E fate anche sapere ai vostri amici, magari nella zona, eh, quelli che sono più uh, che si possono muovere più facilmente, logisticamente possono raggiungere uh, il posto. Non perdete questa occasione, perché sono veramente occasioni di benedizioni e di crescita spirituale. Oltre che a che a ricevere la benedizione di stare insieme ad altri credenti per fortificarsi e per stringere delle relazioni più forti. Grazie, Laura. Dio ti benedica. Continui a usarsi di te, della tua famiglia, del ministero che ti ha affidato. Benedizione. Grazie, grazie. Un abbraccio a tutti. Grazie, Laura. Dio ti benedica. Bene, è stato proprio un buon tempo. È stato un tempo speso in presenza del Signore e sono sicura che il Signore ci ha illuminato, ci ha fatto comprendere tanti aspetti importanti e anche tante responsabilità che abbiamo, che e molte volte non abbiamo uh, bene in considerazione. Vogliamo oggi prenderci un impegno davanti al Signore vogliamo rispondere, io voglio essere quello che non si conforma, che fa la differenza con il suo modo di parlare, con il suo modo di agire, con la propria condotta. Dio vi benedica, vi ricordo i nostri appuntamenti sono il lunedì, il mercoledì e il venerdì, sempre alle ore 14 in diretta sì qui sul vostro canale televisivo. Benedizione!